Buonasera, ben ritrovati, nuovo appuntamento con Azzurra Sport e in apertura anche oggi il ciclismo perché il Giro d'Italia è partito questa mattina da Gravellona, l'arrivo a Cervinia e sul traguardo vittoria di Fabio Aru che torna secondo nella classifica generale alle spalle dell'inarrivabile Contador, il servizio di Gianluca Trentini. Finalmente Fabio Aru, e lui è il sardo della Stana a vincere la Gravellona Toce Cervinia di 236 km, tappone del Giro d'Italia. Prima di parlare della tappa non possiamo non ricordare il grande spettacolo di questa mattina, sicuramente alla partenza da Gravellona Toce con tantissimo pubblico a salutare ed applaudire i corridori, ma anche in tutto il tratto che ha toccato la provincia del Verbano Cusio-Ossola nella prima parte della tappa, peraltro corsa subito ad alta velocità per cercare da parte dei corridori la fuga buona che come sempre caratterizza gli inizi della tappa. Tanta gente nei vari passaggi sul Lago d'Orta, in particolare ad Omegna. Ma veniamo alla tappa, come detto parte subito una fuga interessante. Nel finale il corridore che ci prova più con grinta è Giovanni Visconti della Movistar, ma viene ripreso dopo il suo attacco sul col di San Barthélemy. Nel finale restano i grandi del Giro, attacca Ryder Hesiedal, vincitore del Giro del 2002, e Contador non risponde, rimane sulla ruota di Landa. Sfrutta la situazione Fabio Aru, che se ne va, riesce ad andare a vincere proprio davanti ad Hesiedal e a un redivivo Rigoberto Urán. Il gruppo di Contador arriva a 1 minuto e 17 secondi. Ora in classifica Contador guida sempre il Giro d'Italia, praticamente vinto a meno di sfortune, ma davvero sono difficili. Secondo posto torna in classifica Aru a 4,37, con il corridore Landa invece rimane a 5 minuti e 15 secondi. Domani l'ultima tappa di grande montagna prima della passerella da Torino a Milano di domenica, sono 199 km da San Venzano al Sestriere, c'è però la cima Coppi, i 2178 metri del Colle delle Finestre in parte sterrato. Il Giro d'Italia è ormai arrivato alla conclusione, ma sarà ricordato anche per lo spettacolo di pubblico ieri a Verbania e oggi a Gravellona Toce. E facciamo un passo indietro, andiamo proprio alla partenza a Gravellona Toce, grandissima festa, come peraltro ieri a Verbania. Si è vestita a festa Gravellona Toce per la partenza stamattina della tappa del Giro con destinazione Cervinia. L'atmosfera gioiosa respirata ieri con l'arrivo a Verbania si è ripetuta. Grande la partecipazione popolare, genitori, nonni e bimbi dietro le transenne con berretti, magliette, sciarpe rosa in attesa dei corridori per curiosare tra i preparativi per ammirare le belle ombrelline. Anche in questo caso l'avvio di tappa è stato preceduto da cartoline e interviste che in TV e in tutto il mondo hanno mostrato Gravellona, le sue dolci specialità gastronomiche, la storica attività della lavorazione della pietra e diverse altre curiosità. Poi l'intervista a Benito Mazzi che ha raccontato il territorio e i ciclisti di oggi e di ieri che qui sono nati. È stato il sindaco a dare il via alla tappa. Oggi il clima è bellissimo, c'è moltissima gente, quindi diciamo che è la giusta conclusione di un lungo periodo di preparazione. Quindi siamo felicissimi di questo successo. Io credo che non sia neanche da mettere in discussione la valenza per la promozione del nostro territorio di un evento di questo tipo. E i risultati si sono già visti in questi giorni per il clima che si è respirato con la gente, con le molte persone che vengono da fuori e per le immagini che sono state trasmesse. E quindi non possiamo che essere soddisfatti ed essere già pronti a cogliere le opportunità che avremo in futuro per continuare su questa strada. Gravellona in attesa del Giro, mercoledì sera dedicato alla Kermesse Rosa, una maxi torta realizzata dalla scuola panificatori e pasticceri direttamente in piazza. 1200 le fette ricavate. Ecco al lavoro allievi ed insegnanti che prima hanno posizionato la base composta da decine di quadrati di pan di Spagna. Poi la copertura con la glassa, sapientemente distribuita e decorata. Infine la vera e propria ciliegina sulla torta, il logo del Giro d'Italia, la scritta di benvenuto da parte di tutta la città ai corridori e una serie di foto storiche. La piazza è stata letteralmente presa d'assalto per assaggiare una fetta di torta e per gli eventi collaterali organizzati in piazza come lo spettacolo di Gigi Vigliani. La serata è stata voluta dalla neonata Associazione dei Commercianti che è tornata in vita
proprio in occasione del giro e che ha deciso di battezzarsi dei commercianti ben pensanti. Una parte del ricavato andrà in beneficenza e quindi secondo me, da come si può vedere alle mie spalle, i gravellonesi hanno risposto eloquentemente, visto che comunque il tempo ci ha anche dato una mano e noi siamo qui. Altri commercianti, ma stavolta siamo a Verbania. Ieri sera festa promossa dai commercianti di via San Fabiano con shopping serale, musica, balli e trucca bimbi. Insomma, dopo l'arrivo del giro la città ha voluto proseguire in allegria e anche in questo caso una dolce e golosissima sorpresa. Esposti nelle vetrine dei negozi cimeli di Marco Pantani, prestati da alcuni appassionati collezionisti. Una San Fabiano by Night che, a giudicare dall'entusiasmo del pubblico, davvero è piaciuta. Dal ciclismo alla golf, perché l'Altea Federation Cup ha fatto tappa sul green del Desil Borromé. In 160 hanno partecipato sabato scorso alla seconda tappa dell'Altea Federation Cup, svoltasi al Golf Desil Borromé. Suddivisi in tre categorie, i golfisti si sono cimentati su un green perfetto. A sponsorizzare l'evento sono state Microsoft, Banca Mediolanum e MF Consulting, che ha messo in palio premi per l'Extra Challenge Nearest to the Pin. Anche quest'anno il torneo è stato sostenibile dal punto di vista ambientale grazie alla collaborazione con Ecoi, che ha permesso di abbattere le emissioni di CO2 generate dall'evento, compensandole con azioni di riforestazione del territorio italiano. Le prossime date dell'Altea Federation Cup saranno l'11 luglio a Torino e il 13 settembre a Bologna. Per quanto riguarda i risultati, in prima categoria primo netto è stato Andrea Strini con 66 colpi, primo lordo Gianni Ariaga. In seconda categoria ha vinto Alberto Chiodo, mentre in terza categoria si è imposto Claudio Giuristi, prima donna Patrizia Ferraro, primo junior Federico Venni e primo senior Paolo Brivio. Tra gli Altea guest, vittoria per Giuseppe Grieco. Questa è l'ottava edizione del nostro trofeo, che mano a mano nel corso degli anni ha preso sempre più vigore e soprattutto si sta espandendo anche in altre aree del nostro territorio nazionale, seguendo un po' quelle che sono le sedi anche che Altea nel tempo ha sviluppato. Quindi abbiamo iniziato con Torino, con Milano a Monza, avremo a parte oggi l'evento di Torino a luglio, per finire poi a settembre a Bologna. È la rappresentazione di quello che Altea sta in qualche modo sviluppando in termini di federazione. Molto soddisfatto anche Andrea Roscica, numero uno di Altea. Altea Federation Cup, spiega, è pensato come un momento in cui gli appassionati di golf possono incontrarsi per vivere una giornata di sport, ma anche parlare di business e progetti futuri. L'obiettivo quest'anno è presentare Altea Federation sul territorio, facendo conoscere le aziende che compongono la federazione, le attività che svolgiamo e l'innovazione della nostra offerta. Il connubio golf e natura ci permette inoltre di promuovere il nostro impegno verso l'ambiente, che raccontiamo anche attraverso un altro grande progetto, il bilancio di sostenibilità, ha concluso Roscica. E chiudiamo con il podismo. VCO in corsa ha fatto tappa a Bagnella nella cornice della classica festa di San Bernardino. Si è corsa nei giorni scorsi a Bagnella, frazione di Omegna, la 39esima edizione del circuito bagnellese, kermesse podistica amatoriale fra le più longeve del panorama e al cui via si sono presentati ben 275 runners, a testimonianza dell'importanza di questo evento. Ricco e altrettanto importante anche il parterre di partecipanti, che porta la manifestazione ad essere un test probante per la propria condizione in vista di gare competitive più importanti. A conferma di ciò il primo posto di Vasil Maciewicz. L'ucraino, fresco vincitore domenica scorsa della Straverbagna, ha percorso i tre giri del rinnovato percorso per un totale di 5.200 metri in poco più di 16 minuti, precedendo di una decina di secondi lo specialista dei trail Giulio Ornati e il magrebino Boutim Nosreddine. Nella top 5 entrano anche Fabrizio Zeffiretti e Stefano Cerlini. Nel gentil sesso, netta affermazione di Lara Crivelli in 20 minuti netti, che ha preceduto Chiara Cerlini di qualche decina di metri. Quindi Marilena Fall, che nel finale ha superato Giovanna Ceruti, e al quinto posto l'ex campionessa di mountain bike Monica Brunati. Ebbene, con questo servizio noi chiudiamo. Grazie per essere stati con noi. Buon proseguimento con i programmi di Vice Azzurra TV.